Confermo, rimango dalle idee che avevo fino a qualche ora fa rispetto al fatto che non c'è stata una discussione. Siamo di fronte a una legge delega che di fatto esautora tutta la commissione perché va a trattare una miriade di tematiche senza andare nello specifico. Vuol dire che non avrà più senso stare dentro quella commissione perché è tutto delegato, anzi autodelegato da parte del governo. Non ci sono più tematiche da trattare perché i giochi sono già fatti e sarebbe carino capire se le direttive, siccome non le possiamo stabilire noi attraverso una discussione parlamentare, cioè dei cittadini, da dove vengono? Vengono forse dall'Europa le direttive? Vengono forse dalla Merkel? Dai burocrati di Bruxelles? Che abbiamo visto cosa hanno creato con queste politiche del lavoro. Non c'è un minimo di prospettiva. Una cosa dovevamo fare in linea con le richieste europee. Una cosa, il reddito di cittadinanza. E invece state andando nella direzione opposta, quella di precarizzare tutto ciò che c'è da precarizzare ancora. Togliere le ultime tutele rimaste, perché oggi siamo al punto che c'è una libertà assoluta di licenziamento e avete legalizzato il mobbing, la fattispecie di cause per mobbing più diffusa è quella legata al demansionamento. Non lo dico io, lo dice un giuslavorista con esperienza quarantennale, professore all'EVA. Stesso discorso vale per il controllo a distanza che ha delle ripercussioni dal punto di vista di carattere psicofisico, cioè voi state facendo del male dal punto di vista psicologico e fisico alle persone, le state uccidendo. La ringrazio.